Si è concluso con un concerto allo Zalli di Lodi il programma delle iniziative organizzate in città per il Giorno della Memoria. Il circolo Archinti di Viale Pavia, rappresentato per l'occasione dall'ex sindaco Andrea Cancellato, l'ha promosso per ricordare Ettore Archinti, scultore e primo sindaco socialista della città prima del ventennio fascista, morto a Flossenbürg nei campi di concentramento nazisti. L'iniziativa ha avuto il patrocinio del comune, rappresentato da Lorenzo Maggi, assessore alla cultura, ed ha ottenuto il sostegno della Fondazione Banca Popolare, rappresentata dal suo presidente Duccio Castellotti. Nel concerto si è fatto spazio alle musiche e ai canti raccolti da Francesco Lotoro in un paziente e difficile lavoro tra gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti. Si tratta di motivi che testimoniano la vita in condizioni disperate, come anelito universale alla libertà.